I metalmeccanici veneti della UILM scelgono Vicenza per parlare di contrattazione. Un dialogo e assieme un confronto che dura dal lontano 93 che si è definito proprio in questi giorni, segnando il passo ad una nuova era di rapporti sindacali. Da un modello conflittuale a un modello interlocutorio, c'è una parte del mondo del lavoro che con le tensioni e le crisi che lo stanno attraversando ha scelto il compromesso, non quello della rassegnazione ma quello impostato sull'azione del confronto con la parte datoriale, non certo facile, non certo scontata. E noi con queste nuove regole che stiamo discutendo ormai da 11 mesi siamo arrivati a una conclusione che ci dovrebbe consentire in futuro, soprattutto in questa situazione di crisi, di poter rinnovare i contratti in tempi, come dire, adeguati e di riuscire anche a portare più salario nelle buste paga dei lavoratori. I problemi sul tavolo sono noti a tutti: recessione, disoccupazione, latenza di ammortizzatori sociali e sicurezza delle regole. Tutti aspetti che necessitano di un sistema condiviso da tutti, lavoratori e datori, per poter garantire anche coloro, e purtroppo anche in Veneto sono tantissimi, al di fuori di una rete sociale. Eppure, nonostante il periodo critico, i metalmeccanici della UILM sottolineano alcuni elementi caratteristici di questo momento congiunturale a Nord-Est che potrebbero dare speranza. È una situazione sicuramente molto pesante e molto grave. Fortunatamente in questo momento i numeri sono grandissimi, sono altissimi, però si tratta soprattutto di cassa integrazione ordinaria. Questo significa che le aziende di fatto stanno provando a tenere l'occupazione, cioè essere pronte nel momento in cui poi ci sarà la ripresa. Quindi noi ovviamente guardiamo con grande, come dire, così, preoccupazione la situazione, però siamo anche, come dire, speranzosi perché abbiamo una struttura industriale.